su Blu. Quest'anno abbiamo l'onore e il piacere di avere qua con noi, ha fatto diversi chilometri in macchina per raggiungerci, il nostro Domenico. Adesso do il microfono a lui. Grazie a tutti voi per la magnifica serata. Vedo che siete... Scusate, un attimo di silenzio per piacere. Siete in tantissimi e sono contento e penso che noi degli anni 80 con quel signore là abbiamo seminato bene, sicuramente. Purtroppo con quello che abbiamo fatto abbiamo dato un peso in più a questi ragazzi che stanno giocando oggi. Giocare nel Verona, nell'Hellas, non è facile, perché c'è da portare il peso di una storia, non è come giocare nel Chievo sicuramente. Per cui questi ragazzi sono gravati veramente da un peso, obbligati alla vittoria, tifosi come voi che sono tifosi sicuramente esigenti, e comunque loro sicuramente l'impegno ce lo mettono sempre, ce lo metteranno per sempre. E io dono al vostro presidente questo gagliardetto della nostra associazione. Voi sapete che la nostra associazione è una onlus, come le altre due non siamo in concorrenza con loro, abbiamo tutti lo scopo di aiutare e fare del bene, insomma. Certamente il mister Osvaldo ha avuto dei bravi ragazzi, li ha educati bene. No, quella era la frase di Bergamo nello spogliatoio, che l'ha ascoltata il ministro, che è stato quello che abbiamo fatto, lo capiremo solamente con gli anni. Ci siamo resi conto, è stato un sogno. Comunque nella nostra associazione diciamo che fino adesso abbiamo donato più di 200.000 euro a chi ce lo chiedeva, a chi aveva bisogno. Abbiamo un consiglio direttivo che decide, perché le domande sono molte e molta gente e molti gruppi hanno bisogno. Per cui abbiamo un consiglio che verrà rinnovato a gennaio. Adesso abbiamo il presidente Sergio Mattei, che è il facente funzione in pratica, e noi tutto quello che abbiamo ci date dei soldi, i soldi sono in buone mani e saranno devoluti come dicevo. Allora ringraziamo Domenico Volpato.